Ciao ragazzi, ben ritrovati in Andronic e bentornati su Snack World, esploratori di dungeon. Dopo aver finito la storia principale è ora di cominciare il post game e vediamo cosa ci aspetta allora. Abbiamo visto qualcosa nella ending dello scorso episodio, ma secondo me c'è anche altro. Iniziamo con Chap che a quanto pare è tornato normale. Ehi Link, da questa parte! Come stai Link? Non parlo, rido solamente. Ciao a tutti, ma è Vallo Rosso con il drago? Vale, il Dralco, come va ragazzi? Che succede al Dralco? Sembra diverso. Sta provando un nuovo look? Molto probabilmente. Ah, è vero? Ok. Ho pensato che un nuovo taglio di capelli mi... Un attimo, no, mi sono rimaterializzato, è questo il fatto. Vabbè, sì, è ovvio, dai, su si vedeva. Hai ottenuto il tuo corpo? Ho deciso di mettere il finto cuore del drago dove dovrebbe stare quello vero. E incredibilmente ciò mi ha permesso di rimaterializzarmi. Pazzesco, con un finto cuore del drago? Secondo me è un cuore del drago, ma non il cuore del drago, è un cuore... Beh, i miei poteri sono limitati, ah ecco. Solo materializzazione, teletrasporto e la levitazione... Hai detto niente! A noi interessa solo il teletrasporto. A noi serve solo che il nostro guidatore ci porti dove vogliamo andare. Un guidatore? Ma non è un taxi. Comunque la crisi è risolta, Aceto non c'è più. È giusto. Lieti fini ovunque! Adoro i lieti fini, quasi quanto le bistecche. Oh, beh, ora stiamo andando a incontrare la principessa Melonia. Ah, c'è ancora la ricompensa. No, la ricompensa abbiamo già presa. Quindi cosa... La crisi. La crisi? Come? Capitolo 11. Esploratori di dungeon pronti al dessert? Attenzione, ci sono problemi allora. Andiamo un pochino avanti. Cosa succede, vostra maestà? Non possiamo comprare armi da nessuna parte. No, proprio ora che volevo aumentare le mie armi. No, non è vero. Le Aceto Industries hanno chiuso e quindi non ci sono più armi? Che succede qui? Non ci sono più armi, Chap. Ora che soltanto Aceto non controlla più il mercato, il mondo è caduto in una sorta di depressione. La chiamano la crisi post-acetomica. Ah, ecco. L'approvvigionamento è stato troncato alla radice e l'economia mondiale è scesa in picchiata. Il mento di chi... No, che cosa? Come il mento? I negozi sono aperti ma non hanno niente da vendere e quindi che stanno a fare aperti? Pignocchio, sorbetto! Potete fare qualcosa, vero? Beh, questo è sorbetto, è il mastro Geppetto tipo, no? Quindi potrebbe fare qualcosa. Non sei un armaiolo tu? Come ha fatto il mondo a finire in rovina? Pensate che forse abbiamo fatto la scelta sbagliata? Ma quindi lo sanno che siamo stati noi? Non c'è motivo di allarmarsi. Comunque si è reso e ha incontrato con altri leader mondiali, Berlusconi e tutti quanti gli altri al G8, e sono venuti a capo di una strategia economica che ci guiderà passo dopo passo in un mondo post-aceto, perché atomico, no? Interessante. Si chiamerà la nuova organizzazione del commercio internazionale. La noce. Non male, vero? Ma non l'ho proposto io. E chi è stata Melonia, vero? Togli tutta questa gente dalla miseria in fretta, papi. Tutto tornerà alla normalità e l'ordine verrà ristabilito. Questo si chiama assumere il comando. Va bene. Siete liberi di fare quello che vi pare. Andiamo a rubare? Ah, si fa festa. Vabbè, sì, accettiamo. È uguale, buono uguale. Però, c'è Macedonia. Ah, Macedonia, sì, vabbè. Aspetta, soldato. Comandante Macedonia. Sì, avrai anche completato la tua missione, ma come soldato non hai mai raggiunto l'apice. Ora sei più forte che mai, ma non è abbastanza. Ci sono altri mostri là fuori, mostri più forti, boss più forti. Se vuoi essere meglio del meglio, ti riporterò al prossimo livello. Perciò ascolta, devi completare sempre più missioni. Solo così vedrai il tuo grado di esploratore di dungeon schizzare alle stelle, soldato. Quindi mano a mano che completiamo le missioni, aumentiamo di grado. Come anche in Blasters, man mano che facciamo sempre più missioni aumentiamo di grado. Vabbè, GDR raga, è un GDR. E continuiamo sto addestramento allora. Quindi ora mi fa andare direttamente... No, c'è altro... Vallo Rosso! Tutto tace sul GPS del drago. Stai cercando una sfera che risolva tutti i problemi? Ne servirebbero 7 veramente.
Sì, 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 grande! Quanto amo quando citano proprio quelle cose che tu stai lì per dirle e poi loro, bam, te le sbattono in faccia. Sì, andiamo! Dragon Ball, se non lo citano loro che è in patria, vorrebbe vedere. Sì, ci saranno le sette sfere per... Aspetta, no! Questo è un GPS del drago. Ah, temi la resurrezione di Smaug. In effetti questo Smaug l'abbiamo già sentito citare più volte e non l'abbiamo mai visto, e sicuramente sarà il drago più forte da combattere. Dopo il nostro ultimo incontro sono tornato alla distilleria e nei suoi cavo sotterranei, ma quando sono arrivato là non c'era traccia di Smaug. Da 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 da. Qualcuno l'ha spostato? Forse si è risvegliato. Ma come? Come che qualcuno l'ha spostato? Non posso negare di aver sentito il potere dello zombie dragone, una carta di Yu-Gi-Oh! Di recente. E la sensazione diventa sempre più forte. E non vorrai dire? La resurrezione di Smaug potrebbe essere davvero prossima. Non va bene. Devo assumere un olandese o uno svedese che sappia pronunciare Smaug bene. Se quella bestia inimmaginabile farà di nuovo ritorno, probabilmente segnerà la nostra fine per sempre. Devo trovare il modo di proteggerci. Devo proteggere le persone. Link, mi aiuterai? In tutti i modi possibili. Davvero, grazie. Molto bene. Senti il potere di Smaug provenire più intensamente da sud-ovest, da un'isola lontana in quella direzione. Da un posto molto lontano sud-ovest. Perché cosa c'è laggiù? Una fortezza a forma di torre, conosciuta come l'Alcazar di Albicocco. Ah, quindi i resti di Smaug potrebbero essere lì. Ah, licenza Alcazar, bene. Il succhio sangue di Alcazar. Bene, allora facciamo qualche missione principale. Ma come? C'è di nuovo lui? Dunque lui è bianco e nero. Beh, ho l'arma per fargli male. Perfetto, allora andiamo. Facciamola. Alcazar di Albicocco. Proprio la C grande, quindi cocco. Che belle queste strutture a forma di spunzoni. Come lo dite voi? Spunzoni? Ok, mi dà qualcosa. Oh, una stellona, bene. Tra l'altro ho la spada che fa male. Anche a chi la usa fa male. Quindi devo stare attento a come... Wow! Ma ho trovato le strade così, proprio velocemente. Il boss si trova qui, l'abbiamo già affrontato però. È super sanguisugo. Effettivamente ci ha detto muori. Bene. Mi piace che tu lo dica, proprio convinto. Ma... scusami, ti fai male? Ok, il tonico che aumenta le statistiche. Ah, ma è punto debole proprio dietro. O forse non so io come funziona nel gioco. Che è probabile, eh. Ok, però... però il cavolo, Andre Link. Vabbè, veniamo, li facciamo male, facciamo comunque, vedo. No! Aiuto! Ok, meno male. Si attraggiara, si attraggiara. Andato. Facilissimo. Molto facile, non me l'aspettavo così facile. Bene, bene, bene. Sì, effettivamente i colori aiutano. Pochissimi punti esperienza guadagnati da quella sfera. Però il posto è bello, mi piace, eh. Molto appariscente. Nonostante sia una palette di colori piuttosto semplice. Quei tre simboli illuminati non mi dicono nulla di buono. Però ragazzi, continuiamo Snack World, che è una figata assurda. Ve l'ho detto già un paio di volte, se avete Switch compratelo. Assolutamente, è un'alternativa validissima ai soliti giochi Yo-Kai Watch e Inazuma Eleven che vi piacciono tanto e continuate a chiedermi di portare, ragazzi. Portate pazienza prima cosa, perché, insomma, datemi tempo. Inoltre, provate nuovi giochi, è sempre bello provare nuovi giochi.
Io non gli avrei dato un centesimo a Snack World, eppure ho visto i trailer, ho provato una demo. Ah, dobbiamo riaffrontare tutti quanti i boss allora. E facciamoci pure questa. Dato che dobbiamo affrontare le vipere, mi mangio delle patatine che mi tengono a bada dai bollenti spiriti. Penso che basta una volta. Quindi andiamo. Facciamoci anche le vipere. Dai ragazzi, dai che ce la possiamo fare. Quindi dopo le vipere dobbiamo affrontare un altro boss che non ricordo qual è. Pixie notiziario, no. Ah, rimestato? Oh, cavoli. Oltre a frullamento delle vipere, anche rimestato. Andiamo bene. Sempre Malus. Vabbè, ci sta comunque sia. Siamo proprio a livelli alti oramai di gameplay. Beh sì, le super vipere. Qua praticamente fa come Yo-Kai Watch, che vabbè, mettono sì il nemico. Ma poi hanno anche la difesa a quanto pare, cioè non mi sbagliavo. Effettivamente hanno la difesa. Sono forti, sono forti. Accidenti. No! Accidenti! Vai ora! Bon! Massacriamola! Vai, alla faccia tua, sì, alla faccia tua! Sì, sì! E una è andata? No, eccola, eccola! Sì, no, chi è? È andata, è andata, è andata! A posto, raga! Raga! Questa si fa, questa si fa! Una volta che sconfiggi una, ragazzi, l'altra se ne va subito! Ve lo dico io. Ecco, ecco. Quello mi serviva, di riuscire a colpirla. Non so se dobbiamo fare un altro boss, a dire il vero, ora, perché mi pare che le vipere fossero le ultime dell'altra volta. Va bene. Comunque sia, va bene. Una volta che capisci il pattern, o meglio, una volta che capisci come evitare gli status, come fare più danno al boss, io l'ho capito a fine gioco praticamente, perché sono scemo. Ah no, ora c'è Protubero. No, aspetta. Protubero c'era, ma non insieme a non insieme agli altri due, vero? Il ficcanaso dell'Alcazar. Allora c'è. Facciamoci pure questa, a sto punto. La cosa che mi dà fastidio ogni volta è di rifare questa stessa strada. Non mi piace per niente sto posto. Cioè, sì, è bello architettonicamente, ma per il resto... Ho premuto Z per sbaglio. Per fortuna ho trovato un punto di recupero e mi ha fatto recuperare tutto quanto quello che avevo perso. Protubero non mi ricordo cosa gli fa male, ma nel caso... Comunque sia, me lo dirà poi il gioco automaticamente. Mi sta per la mente che lui gli fa male il colore verde. Ah, non ce l'ho carico. Ah no, non ce l'ho super attacco carico, no. Però dalla distanza, insomma, gli facciamo danno. Dopo dovrò avvicinarmi dopo, ma almeno per il momento stiamo a distanza e vediamo di fare qualcosina. Ehi! È Protubero però, anche tu, mo, non è per dire nulla, ma... Scusami, Vai, ricarichiamoci. Ehi, che calcio! Cos'è? Ah, questi cosi, sì. Va bene, vieni qui, Protubero. Aiuto. Vieni qui, Protubero, fallo. Non ci insegui? No, fa solo gli attacchi di testa, è inutile allora.
Bravo Valorosso, complimenti! E sì! Scusami, dov'è che fa male? Ah, ecco, no, perché non trovavo. No, 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 no! No, ce la stavo facendo, Pignocchio! Andate, 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 andate! No, 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 no! No, no, ragazzi, no, 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 attaccate! Ragazzi, attaccate, vi prego! Ragazzi, se attaccate è fatta! È la tua occasione, ragazzi, attaccate è fatta, attaccate è fatta! Pure rianimatemi, bravi! Bravi! Bravissimi, è andato! Proprio un clutch finale clamoroso! Wow! Wow! Wow, due tentativi, due tentativi, ma Valorosso è inutile. Valorosso mi sa che lo levo perché è inutile in squadra. Prende solo botte e non fa nulla. Quindi metterò qualcun altro. Non uno che mette le trappole, ma uno che magari non è anche un supporter alla fine. Perché non serve ripristinare la salute. Oppure ci vuole uno che fa solo quello di continuo. Che abbia l'intelligenza necessaria la AI per far sì che appunto ripristini solamente punti quando vede che qualcuno sta oltre la metà. Però a tutti. Abbiamo anche il volatile? Oh mio Dio. Ma il volatile è per caso... Due? Insieme? E come faccio? Ci vuole qualcosa che faccia male agli uccelli. Comunque sia, ragazzi, per questo video è tutto. Nel prossimo continueremo e vedremo, insomma, come sconfiggere sti volatili. Io vi ringrazio per aver seguito il video, spero che vi sia piaciuto. In descrizione, ovviamente, link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!